Ricercato per essere il presunto capo di un'organizzazione internazionale di contrabbandieri, FS era fuggito alla cattura nascondendosi in Grecia. Oggi torna in Italia per essere sottoposto a processo dopo essere stato catturato ad Atene dalla polizia ellenica il 27 febbraio scorso. Secondo le indagini della Procura di Napoli, la banda trafficava tabacchi lavorati esteri dall'est Europa verso l'Italia, un sodalizio criminale responsabile del contrabbando di oltre 30 tonnellate di sigarette, che farebbe capo proprio a FS. Le ricerche, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea, hanno consentito di localizzare S in territorio ellenico, ove lo stesso poteva contare su numerosi contatti sia nella città di Atene che nella città di Salonicco. Grazie alla collaborazione con le autorità di polizia greche è stata individuata l'abitazione in cui FS aveva trovato rifugio e, dopo una serie di appostamenti, si è arrivati alla cattura.